Oh, ma vaffanculo però. Capito? Cioè, falla una volta una cosa che ti dico io, no? Falla. Cerchiamo di essere logici per un secondo. Caldo. Sabbia ovunque. Cioè, domani mio padre gioca a pallacanestro con la mia testa vuota. Lo vedete questo bestione? È Godzilla. Godzilla, con una corretta pronuncia madrelingua. No, non è proprio un dinosauro, è un kaiju, mostro misterioso del cinema giapponese, protagonista di una lunga serie di film a partire dal 1954. Questa bestiolina di 120 metri, simile a un varano ma col nasino un po' all'insù, si è appena risvegliato a causa di un'esplosione atomica da un'ibernazione di millenni e, vagamente incazzato, si sta dirigendo a casa sua. La vedete questa soggetta? È Violetta. Violetta è una bestiolina di 160 centimetri, con i capelli spennacchiati e la forza erculea di un coniglio nano prossimo all'estinzione. Pensate. Cara Violetta, forse tu ancora non ti stai capacitando, ma 120 metri di lucertola stanno raggiungendo la tua timida capanna romana. Hai capito? Godzilla sta bene a casa tua. Sì. Dunque, no. Ma ferma! Dove vai? Niente panico! È inutile che ti impanichi. Dove credi di andare? Vuoi forse fuggire in quelle condizioni? Ma no! Ci vuole un outfit adatto. Comincia! Sbrigati! Indossa una maglietta. No, troppo gialla. Ma figurati, troppo rossa. Troppo verde. Troppo messicana. Troppo quadri. Ti devi mimetizzare. Aspetta. E quella? Sì, quella. È una stampa di Godzilla, quella? È perfetta per l'occasione. Sì, fidati. Ti dico di fidarti. Non c'è occasione migliore di questa per indossarla. Così se dovessi incontrarlo potrei lusingarlo mostrandogli che sei una sua fan accanita. Non credi? È magnifico. Forza. Poche storie. Indossa quella maglia. Sei ridicola. Potevo almeno dartela della tua taglia. Sembri uno spazzacamino. Che offesa. Su, forza, non c'è tempo da perdere. È il momento di infilare un bel paio di pantaloni. Insomma, vogliamo pensare alla mimetizzazione? Vogliamo cercare per pietà di non farci notare? Su, dai, forza. Un bel paio di pantaloni grigi come la maglietta, o anche neri volendo. Che c'è? Oh, andiamo, non mi dire che non ce li hai. Chiunque ha dei pantaloni neri a casa. Persino Malgioglio. Non ce li hai? Ma stai scherzando? Cos'è stato? Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Sta arrivando presto! Dai, prendi una cosa a caso tanto per coprire le tue vergogne. Violetta! È quello che dovrebbe essere. Ecco, a posto. Ma come fai a scappare con quello? Oh, finalmente qualcosa in cui puoi infilare quelle zampe di pollo. Beh, è un po' acceso come colore. Ma meglio che niente. Coraggio, ora le scarpe. Ci vuole qualcosa di adatto alla corsa. Dovrai correre piuttosto veloce, no? Che c'è? Calma. Vai, prenditela con comodo. Ma sì, in fondo con te Godzilla ci si pulisce solo i denti. E adesso come la mettiamo? Dai, su, forza, si sta avvicinando. Hai sentito? Prendi le scarpe più comode che hai. Pantofole? Più comode per correre. Vuoi correre in pantofole e sbucciarti il sedere al primo scalino di marciapiede? Dai, forza! Che dovrebbero essere quelle? Scarpette da spiaggia. Sì, lo so che sono ottime per camminare sugli scogli, ma... Vabbè, lasciamo stare, non c'è più tempo. Mettite ste scarpe, le gomme e vai. Aspetta! Non vorrai avventurarti senza nulla con cui difenderti se dovessi fronteggiarlo. Su, dai, prendi un'arma. Forbici. Ma chi sei, Michelinia? Che cosa vuoi fargli con quelle forbici? La manicure? Il gel alle unghie? Cosa? Tagliargli la coda? Oh, signore! Un coltello. Dai, vedi se riesci a farlo entrare in doccia e poi pugnalalo ripetutamente. Smettila! Ti serve un bazooka, un lanciarazzi, un carro armato! No, queste cose non ce le hai, No, non ce le hai. Vabbè, prova con le forbici, dai! Vuoi vedere che funziona, non si sa mai. Dai, ora, prima di uscire, accendi la radio e senti dove si trova. La situazione è tragica, catastrofica. Sembra che si stia dirigendo proprio a casa di Violetta. Speriamo che faccia in tempo a fuggire, ma... Ehi, aspetta un momento. Dove va? Sembra smarrito. Si è perso. Si allontana da casa di Violetta. Punta dritto verso...
Ma certo, quasi dimenticavo. Mostri, ufi, cataclismi naturali, dove se ne vanno? Tutti in America! E beh, d'altronde i soldi per i film sono loro. Ci sta un po' di masochismo urbano nel vedere il proprio paese nel devasto. Fantastico! Violetta, sei ancora lì? Tutto a posto? Sei al sicuro? Forza, vatti a mettere pigiama e goditi una nuova patetica serata a fare zapping tra amici e The Voice. E se ci scappa pure malattie imbarazzanti, che magari l'hanno trovata una cura patua, va? Che dolce.